I discepoli di Emaus, pieni di domande, pieni di stupore dopo la morte del Signore, nell'ignoranza della risurrezione. E pertanto Gesù a questi due discepoli si mette in cammino, si fa vicino, inizia a parlare, a raccontare, a spiegare. Ma voi, noi, abbiamo trovato qualcuno che sia capace di raccontarci la Sacra Scrittura, di farci appassionare del messaggio del Vangelo, di farci appassionare della figura di Gesù Cristo e dei suoi discepoli? O siamo rimasti fuori a farci mille domande sul perché, ma come, e essere rattristati? No, ragazzi, apriamo i nostri cuori, vediamo che un uomo senza domanda è come un uomo morto. Un uomo senza domanda è un uomo addormentato che vive il peso di ogni giornata senza avere uno sguardo di speranza, sempre nella sua mediocrità, senza saper aprirsi a cose più grandi. L'impegno in questo tempo pasquale, dopo Pasqua, l'importanza di trovare questo amico dell'anima. Don Bosco ci credeva tanto, si è affidato, ha affidato tutta la sua vita. Non temere del giudizio. Non siete voi per primi a giudicarvi, a avere opinioni negative su di voi. Aprite i vostri cuori, apritevi alle vostre domande, andate a incontrare una persona in cui avete fiducia per camminare sempre di più accanto al Signore, per imparare sempre di più ad amarlo e, amandolo, così servirlo. Così è l'impegno del tempo pasquale per essere fuoco nuovo sulla terra, per sapere riscaldare chi ha freddo, per sapere illuminare chi è nella notte, notte della fede, notte della vita. La vita va spesa, la vita va amata, va protetta. Il Signore ci si fa vicino, noi ci dice il Vangelo, ma noi sappiamo renderci presenti al Signore?